campagna. Chiude uno. Sempre senza molti qua. Possiamo iniziare? Va bene, se siamo pronti possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, io ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Ringrazio per la disponibilità da parte di tutti, anche dell'opposizione. Oggi svolgeremo un consiglio che è dettato più che altro dal tema dell'assunto del consigliere professionale Aurelio Dragonetti. Non era il programma in questi termini, perché ci saranno molte altre questioni che dovremo portare nel corso del mese di giugno in consiglio. Però, vista la tempistica dettata dalla norma, siamo stati costretti, tra virgolette, a procedere immediatamente. Ovviamente ne abbiamo approfittato per aggiungere alla scuola qualche altro punto che poi non andremo ad affrontare nei prossimi consigli. Prima ancora di procedere con la scuola, che è il primo punto all'ordine del giorno, ovviamente approfitto per salutare il consigliere uscente, Aurelio Dragonetti, cui va tutta la mia stima e il mio affetto, penso di interpretare quello che è poi il pensiero di tutto il Consiglio Comunale. Mi spiace che Aurelio stamattina non sia presente, non mancherò ovviamente di fare arrivare a lui i miei saluti e i miei ringraziamenti. Così come ringrazio il consigliere Capone, Luciano Capone, che subentra il Consiglio Comunale per la disponibilità che ha dato da subito per accelerare il consigliere Dragonetti, quindi passando subito all'ordine del giorno. Oggi sarà sì, facciamo un appello. Prego, segretario. Monopani Vizzieri. Presente.
Maio Salvatore. Mi sono Carmine. Presente. Chiara Donna Romina. Il passato Rosalia. Perfetto. Okay. Ciao, Cesare. Dicevo, prima di affrontare il primo punto all'ordine del giorno, una premessa. Come concordato nella conferenza dei capigruppo, abbiamo eliminato dall'ordine del giorno le interrogazioni e le comunicazioni del sindaco, quindi rinviamo tutto al consiglio comunale che si svolgerà sempre nel corso del mese di giugno per approfondire anche quelle che sono i temi legati all'emergenza. Approfitto ancora per ringraziare l'opposizione per la lettera aperta che mi ha fatto pervenire, ricca di proposte rispetto alle quali appunto ci confronteremo nel prossimo consiglio. In ordine al primo punto, all'ordine del giorno, il consigliere Dragonetti ha fatto pervenire in data 20 maggio per l'apertura una lettera di dimissioni protocollata appunto in data 20 maggio, oggetto di dimissioni consigliere comunale. Caro sindaco, cari consigliere, con rammarico che oggi con questa lettera vi comunico che ho deciso di dimettermi dalla carica di consigliere comunale per motivi personali. Sono stato orgoglioso di aver sostenuto la candidatura a sindaco di Carmine Musano e di aver ricoperto la carica di consigliere per circa un anno, di essermi impegnato nei limiti delle mie possibilità nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. Certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all'altezza del ruolo. Ringrazio il sindaco, il consiglio comunale, il segretario per questa bellissima esperienza amministrativa e vi auguro buon lavoro. La norma ci imponeva di procedere entro i 10 giorni, per la verità termini, questo termine che non era perentorio ma acceleratorio, per cui abbiamo immediatamente convocato il consiglio. Nelle more la segretaria ha svolto quanto era necessario, quindi acquisite le dichiarazioni del consigliere subentrante, appunto Luciano Cavoli, che ha fatto la sua autocertificazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Segretario, come procediamo? Possiamo procedere con la votazione? Sì, allora solo una cortesia, io vi darò la parola anche indicando verbalizzato. La parola al consigliere Salvatore Maio. Sì? Okay. Niente, solo un ringraziamento ad Aurelio. A nome del gruppo consigliare Bene Comune Centro-Sinistra faccio gli auguri per il prosieguo della vita al consigliere dimissionario Aurelio Dragonetti, al quale riconosciamo la sua lealtà e il rispetto del ruolo. Rispettando in toto la sua scelta, lo salutiamo con la stima dovuta e con la speranza che, anche se non più in questo luogo, prosegua la sua collaborazione alle innumerevoli esigenze di questo Paese, come ha sempre fatto. Grazie, ci sono altri interventi. Consigliere Musano, prego. Sì, buongiorno a tutti. Logicamente anch'io voglio ringraziare pubblicamente Aurelio Dragonetti dopo averlo fatto di persona, insomma, perché mi lega a lui anche una lunga amicizia. Quindi lo ringrazio pubblicamente. Lo avevo anche invitato stamattina a venire qui, probabilmente per i suoi motivi, sempre personale, non è potuto venire. E unitamente, logicamente, auguro un buon lavoro sempre all'amico Luciano Capone, che sono sicuro sostituirà in maniera uguale all'amico Aurelio Dragonetti. Grazie, buon lavoro Luciano. Grazie. Logicamente questo mio augurio è a nome di tutti, di Romina, di Rosalia, sottinteso. Grazie consigliere Musano. Ora passiamo alla votazione. Allora, favorevoli?
consigliere Capone, fortemente invitato a questo punto a partecipare all'assemblea. Va bene? Posso prendere la parola? Sì, la parola al consigliere Capone Luciano. Ovviamente ringrazio il capogruppo Carmine Musano, il consigliere Carmine Musano, un buongiorno a tutti, al sindaco, assessori e consiglieri e ai presenti. Sono dispiaciuto, mi dispiace che Aurelio si sia dimesso da questa carica. Con Aurelio siamo veramente in un rapporto di amicizia eccezionale, quindi con la sua proposta di dimissione io non faccio altro che accettare la nomina da consigliere, pur sapendo che è una carica di responsabilità a cui mi andrò a dedicare con dedizione e con spirito di sacrificio di lavoro, diciamo, in grosso modo. Questo è quello che già vi aggiungo, nella speranza che ci sia con l'amministrazione e con voi tutti una sinergia di lavoro per il bene della nostra comunità modellese. Vi ringrazio. Grazie consigliere Capone. Procediamo con l'ordine del giorno. Prima di passare al punto 2, lettura e approvazione che vale seduta precedente, una mera comunicazione che sono tenuto a fare. Abbiamo adottato con deliberazione della Giunta Comunale il 6 dicembre del 2019 una variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 mediante prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli articoli 166 e 176 del TUEL. È una mera comunicazione che andava fatta nel primo consiglio utile e quindi faccio solo questa mera comunicazione. Passiamo al punto 2, all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali della seduta precedente. Verbali dal numero 54 al numero 61, adottati nella seduta consiliare del 30 novembre 2019. Segretario, se possiamo procedere alla votazione. Chi è a favore per alzata di mano? Unanimità. Immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, stessa votazione. Punto 3 all'ordine del giorno. Ratifica delibera giunta comunale numero 68 del 31 marzo 2020 concernente emergenza coronavirus, variazioni di emergenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2020, articolo 175,4 del TUEL. Ci riferiamo ad una variazione di bilancio che è stata fatta, è stata necessitata dal conferimento al Comune di Montella, come a tutti i comuni italiani, di un fondo per il sostegno alimentare che doveva appunto trovare immediata applicazione. I fondi destinati al Comune di Montella, vado a memoria, 69.841,03. Come già immagino saprete, abbiamo utilizzato quei fondi, per la verità li stiamo ancora utilizzando, per un progetto di sostegno alimentare. Ne abbiamo fatto un apposito avviso, abbiamo raggiunto circa 190 famiglie, nuclei familiari, e coinvolgendo le attività commerciali locali, ovviamente parliamo di beni alimentari, beni di prima necessità alimentari e non, aderirono a quel progetto 27 attività commerciali, presso le quali attività i destinatari beneficiari di quella misura, di quei buoni spesa, ancora oggi stanno appunto approvvigionandosi man mano che giungono le fatture in comune da parte degli stessi esercizi commerciali, stiamo provvedendo alla opportuna liquidazione. Quindi è una mera ratifica di quella delibera, appunto la numero 68, ratifica di delibera di giunta comunale del 31 marzo 2020. Segretario, possiamo procedere sempre con la votazione? La parola alla consigliera Passaro. Sì, prego.
Salve a tutti. Allora, in merito a questa determina, volevo solo incrementare il discorso che avevo fatto già in un'altra occasione per telefono, sindaco, di rivedere un po' i criteri, se ci sono ancora delle suite in merito a questo fondo. Criteri che capisco bene sono stati redatti secondo una direttiva, ma anche la direttiva nazionale e tutti gli altri comuni mi sembra che non abbiano tenuto conto dello status dell'inoccupato, che non mi sembra nessun comune l'abbiano preso in considerazione, e gli altri soggetti che sono i pensionati inabili che percepiscono pensioni di inabilità al reddito minimo. Quindi se è possibile, adesso in questo momento non lo so, ma ci sono dei residui e si potrebbe eventualmente apportare modifica alla richiesta di per attingere questo fondo, se potete includere queste persone, perché non sono incluse e sarebbero proprio le persone che non hanno assolutamente nessun reddito. Capisco che c'è il reddito della cittadinanza, il REI, la disoccupazione, la cassa integrazione, ma gli inoccupati non ci sono e ce ne sono tanti, e i pensionati al minimo non ci sono. Quindi se potete tener conto di questo, se ci sono queste possibilità. Do subito una risposta all'intervento della consigliera Passero, che ringrazio. Allora, la circolare del capo del Dipartimento Borrelli, sulla quale vengono affidati questi fondi, attribuiva al sindaco addirittura, almeno all'organo esecutivo, pieni poteri su come gestirli, dando delle mere indicazioni. Quindi un sostegno alimentare a favore innanzitutto di chi non aveva nulla, e in subordine anche a chi aveva reddito, anche altra forma di sostentamento sotto forma di sostentamento statale. E noi abbiamo assolutamente dato seguito in quel modo. Quindi abbiamo escluso esclusivamente, appunto, soltanto i pensionati e chi aveva un reddito da lavoro dipendente, includendo tutti gli altri, anche gli inoccupati. Chi non aveva fonte di reddito poteva presentare domanda. Detto questo, la procedura è stata evidentemente già portata lì. Era una discrezionalità dell'amministrazione. E allora è stato fatto. Allora facciamo una cosa: quando c'è da fare un intervento, altrimenti non mi sembra corretto che non viene registrato poi l'intervento del consigliere. C'era discrezionalità, e però per quanto ci fosse discrezionalità ci siamo legati in maniera molto trasparente a quello che era una linea nazionale. Allora abbiamo dato spazio, abbiamo escluso soltanto coloro i quali avessero una pensione e avessero un lavoro dipendente, da lavoro dipendente. Tutti gli altri erano tutti considerati. È chiaro che nello stabilire i punteggi per fare una graduatoria si è tenuto conto del reddito, altre forme di reddito, quindi il reddito di cittadinanza e altro sostentamento, così come della grandezza del nucleo familiare. E in funzione di quello si sono stabilite poi, ottenute le domande, le tre fasce attraverso le quali abbiamo raggiunto le famiglie. La fascia più alta, vado sempre a memoria, 435 euro, la seconda fascia 369 euro, l'ultima fascia 300 euro. In questo modo siamo stati in grado di raggiungere tutti coloro i quali ne avevano fatto domanda e avevano i requisiti. Fatta eccezione per coloro i quali non avevano i requisiti e ciononostante avevano presentato domanda, o perché avevano un lavoro dipendente, quindi un reddito da lavoro dipendente, o perché già pensionati. Detto questo, sembra che possano, forse non ci capiamo, se lei deve fare un intervento chiede la parola e arriva là, perché sembra un monologo da parte di un folle mio, perché non si sente l'intervento del consigliere. Quindi se ha qualcosa da dire, prego. Il problema è proprio per i punteggi. Il punteggio è stato non tutti
tenuto per gli inoccupati, a differenza del soggetto che era un disoccupato e gli è stato attribuito il punteggio 6, all'inoccupato non gli è stato attribuito né un punteggio 6 né un punteggio superiore. Io credo che il disoccupato percettore dell'ANSPI o di altre indennità avesse un punteggio uguale o eventualmente maggiore. La stessa cosa per un pensionato. Capisco il pensionato percepisce pensione sociale al minimo, ma gli invalidi civili sono percettori di una pensione di 242 euro mensili. Non parlo del pensionato al minimo, parlo del pensionato che ha una pensione di inabilità. Non è stato attribuito il punteggio, io non ho detto che non sta nell'interno. Questi due soggetti potevano essere ritenuti, potevano accedere al fondo avendo un maggior punteggio, perché queste persone hanno un reddito ancora inferiore alle elencazioni che ci sta nel bando. Ci sta nel bando, ci sta il disoccupato, c'è il percettore del REI, ci sta il reddito di cittadinanza, ci sta altre persone e ci sono dei punteggi. Queste due categorie non gli è stato attribuito nessun punteggio. Chiaramente sono inclusi, ma non hanno un punteggio maggiore. Siccome hanno un reddito inferiore dei cosiddetti soggetti percettori di NASPI, di REI, di altre indennità, a questi soggetti non ci sono. Allora, ribadisco il concetto, si è dato priorità a chi non avesse reddito. Ora, la questione è che questi fondi erano una situazione di emergenza. Chi già, diciamo, si può discutere, chi già era percettore di qualche forma di trattamento pensionistico, la situazione era la stessa prima dell'emergenza. Non so, sindaco, ma anche quello che percepiva la disoccupazione. Ad ogni modo, la situazione era precedente. Seguiamo un criterio logico, quindi intervento, proposta, osservazioni, altrimenti ritorniamo sempre sugli stessi punti. Detto questo, sembra che possano arrivare altri fondi, sempre per di questa natura, ovviamente nel momento in cui dovessero arrivare li andremo a gestire adesso, escludendo quelli che già hanno presentato la domanda in prima istanza. Quindi ci auguriamo che possano arrivare altri fondi e quindi magari stabilire altri criteri. Grazie. Se ci sono altri interventi, possiamo procedere al segretario con la votazione. Chi è a favore? Per alzata di mano. Non ho seguito la votazione. Chi è a favore dell'alzata di mano, scusate? Contrari? Astenuti? Consigliera Passaro, astenuta?
discorso sulle aliquote, sui tributi, in realtà è un discorso che avevamo affrontato ovviamente ben prima dell'emergenza, sia perché si pongono delle esigenze continue, economico-finanziarie, anche rispetto alla, alla piccola intervento di manutenzione, alle spese, quindi ci rendiamo conto che nel bilancio comunale di Montella le entrate per tributi sono quelle particolarmente rilevanti, quelle che incidono in maniera più significativa. E abbiamo riscontrato anche che la situazione del comune di Montella fosse una situazione particolare, perché si era fatta per diverse ragioni la valutazione di tenere aliquote rispetto all'IMU soprattutto particolarmente basse. Avevamo riscontrato che sia rispetto ai paesi limitrofi come Bagnoli, Livoni, Lusco, ma anche rispetto alla situazione nazionale, la nostra aliquota IMU fosse particolarmente bassa, lo 0,76. Inoltre sono intervenute due importanti modifiche a livello normativo che ci hanno in realtà confermato l'esigenza di incidere sul quadro generale dei tributi. Innanzitutto con la legge di bilancio 2020 c'è stata l'abolizione della IUC, sempre per esclusione solo della TASI, quindi IMU e TASI sono state unificate, oggi non abbiamo più la TASI. Quindi nasceva la prima esigenza, che era quella di evitare il venir meno della TASI, che colpisce comunque i proprietari di immobili, si venisse a perdere un'entrata abbastanza rilevante. Rispetto invece alla TARI, quindi ai rifiuti, l'ARERA, che è l'autorità di regolazione di energia e dell'ambiente, è intervenuta rivedendo completamente il metodo di calcolo della TARI, ha in verità dato la possibilità ai comuni di non adottare questo metodo in quest'anno, ma l'anno prossimo, quindi in realtà c'era una necessità di intervenire anche sulla TARI. Abbiamo fatto però due scelte diverse, ben consapevoli anche del periodo particolare in cui ci troviamo. Rispetto alla TARI in particolare abbiamo ritenuto di mantenere ferme le tariffe del 2019. Ovviamente però consapevoli che potrà essere necessario un conguaglio tra i costi che risulteranno dal PEF, dal piano economico finanziario del 2020 e i costi poi realmente sostenuti nel 2019. Perché purtroppo già sappiamo che ci saranno degli aumenti, ad esempio nei costi dello sbalzamento e in altre voci che vanno a costituire la aliquota TARI, quindi probabilmente sarà necessario effettuare un conguaglio. La legge però, anche in ragione dell'emergenza e di questi cambiamenti disposti dall'ARERA, ha dato la possibilità poi di spalmare l'eventuale conguaglio in tre annualità a partire dal 2021, quindi se ci dovesse essere la necessità, probabilmente ci sarà, di adeguare le tariffe in virtù di questo aumento dei costi, sarà fatto a partire dal 2021 con spalmato aumento su tre anni. Abbiamo anche stabilito che il ruolo venisse ripartito sempre in quattro rate, in qualche modo anche per non incidere su quelle che sono le abitudini del cittadino montellese e per non penalizzare particolarmente, con una decorrenza diversa, visto che ci sono in corso delle sospensioni che sono state stabilite a livello nazionale, per cui la decorrenza sarà il 31 luglio la prima rata e la scadenza il 30 novembre. Abbiamo sicuramente valutato anche noi l'opportunità di spostare il pagamento della TARI, però ritengo che su questo argomento non si possa prescindere dalla realtà dei fatti. Cioè molti comuni, sull'onda della volontà di venire incontro ai cittadini, hanno ritenuto di magari rinviare una rata della TARI o anche due rate della TARI all'anno successivo. Però abbiamo fatto un discorso politico, un bilanciamento di interessi, cioè andare incontro alla necessità dei cittadini di ridurre gli esborsi poteva comportare il rischio di non garantire servizi essenziali ai cittadini. Quindi ci siamo detti che andava fatto un discorso di equilibrio. Sicuramente siamo noi per primi cittadini e contribuenti, ma non possiamo ragionare non tenendo conto del bilancio comunale. Ragione per cui rinviare delle rate della TARI al 2021 significava non incassarla per quest'anno, perché abbiamo già una serie di introiti che non incasseremo al momento e ovviamente il nostro bilancio non è un bilancio florido, ma è sempre particolarmente stretto. Abbiamo fatto i conti con la realtà e abbiamo deciso di mantenere le quattro rate con scadenza 30 novembre. Per quanto riguarda l'IMU invece, diciamo che la necessità di rivedere le tariffe nasceva innanzitutto proprio da questa, dalla legge di bilancio, cioè l'unificazione di IMU e TASI comporta prima di tutto la necessità di evitare che si perdesse quell'introito. Per quanto riguarda il comune di Montella in particolare, avevamo una TASI allo 0,2 per le abitazioni principali, entrante nelle categorie diciamo delle abitazioni di lusso a 1, a 8 e a 9 e per tutti gli altri immobili aree edificabili, e poi avevamo 0,1 per la categoria D e per i fabbricati di plagio strumentale. Quindi la prima esigenza era quella di garantire il rispetto della quota base
Ovviamente abbiamo fatto una valutazione politica, sicuramente non è una cosa semplice e piacevole aumentare l'aliquota, ma era una necessità. Lo abbiamo fatto cercando ovviamente di garantire la qualità dei servizi che ci siamo ripromessi per l'anno 2020. Dobbiamo dire che per alcune categorie di beni, in particolare per la categoria D, a Montella l'applicazione della quota dello 0,76 significava riconoscere interamente il tributo a favore dello Stato, perché lo 0,76 era la quota che incassa lo Stato, quindi rispetto a quegli immobili noi non avevamo nessun tipo di introito. Quindi abbiamo rivisto sostanzialmente le aliquote per tutte le categorie, facendo innanzitutto la sommatoria di montasi e poi intervenendo con un aumento che è dello 0,4 per quanto riguarda le seconde case sostanzialmente, e invece portandolo all'1%, quindi allo 0,76 per quanto riguarda gli immobili produttivi del gruppo D, cioè gli uffici, gli alberghi, i locali per esercizio sportivo. Invece per quanto riguarda le abitazioni principali, sappiamo che c'è l'esenzione, salvo che per le categorie diciamo di abitazioni di lusso, l'aliquota attuale è lo 0,6, quindi è la sommatoria sostanzialmente di montasi. Per i fabbricati rurali strumentali abbiamo applicato lo 0,1, che è semplicemente la quota TASI che già pagavano per l'anno 2019. Invece per gli immobili merci, cioè quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che saranno esenti per legge dal 2022, la quota è dello 0,1. Rimangono esenti i terreni agricoli così come era previsto per l'anno 2019. Ovviamente da amministratori abbiamo ritenuto anche di quantificare, cioè ci siamo prima di provvedere all'aumento abbiamo provato a capire che tipo di incidenza potessero avere questi aumenti. Abbiamo fatto una simulazione con l'ufficio, giusto per darvi un'idea, insomma, che non si tratta poi di aumenti particolarmente rilevanti, cioè per una seconda casa con una rendita di circa 500 euro, il proprietario nel 2019 pagava complessivamente 768 euro tra IMU e TASI, nel 2020 in virtù di questo aumento pagherà 800 euro, cioè 32 euro in più, che magari per il cittadino non sono una somma particolarmente rilevante, ma che invece per il comune possono fare la differenza, e ve lo dicevo anche proprio per le esigenze ordinarie che abbiamo, non soltanto per quelle straordinarie. Siamo poi intervenuti anche sull'addizionale comunale all'IRPEF, mantenendo l'esenzione per i redditi bassi, quindi con un limite di 7.000 euro, portandola dallo 0,7 allo 0,8. Anche in questo caso dobbiamo essere realistici, obiettivi, per cui questa modifica, che in realtà va a incidere sui redditi un po' più alti, comporta per il comune un respiro di circa 60.000 euro che, ahimè, al momento sono veramente una manna per noi, abbiamo bisogno di questo tipo di entrate. Nel punto all'ordine del giorno avevamo fatto un cenno anche alle tariffe, anche se la manovra tariffaria è stata poi approvata con delibera di giunta, che è la delibera 93 del 25 maggio. In questo caso abbiamo fatto un discorso contrario, l'amministrazione precedente aveva la tendenza invece a aumentare le tariffe, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità. Questo però in realtà non ha comportato maggiori introiti, anzi ha ridotto la richiesta notevolmente, anche semplicemente per le affissioni, un costo molto alto, in realtà negli anni ha ridotto moltissimo l'introito, pensando nel 2019 che se non sbaglio sono 600 euro incassate per le affissioni, perché comunque si preferiva rinunciare piuttosto che pagare quella somma. Quindi abbiamo fatto dei piccoli interventi su alcune forme di pubblicità sicuramente inusuali, ma che a Montella in passato venivano utilizzate. Faccio l'esempio della pubblicità su vela, che all'inizio del paese, nell'imbocco della Fantina, normalmente la vedevamo negli anni passati, aveva adesso un costo proibitivo di circa 200 euro al giorno, abbiamo ritenuto di ridurlo, anche se si tratta di forme di pubblicità sicuramente più rare. Mentre per quanto riguarda le affissioni, dagli 8 euro al metro quadro per foglio, che erano la vecchia tariffa, abbiamo dimezzato, l'abbiamo portata a 4 euro. Così come in realtà l'anno scorso, insomma, da proprio insediato, ci siamo resi conto che per la Fiera dei Martiri avevamo notato una notevole riduzione dei partecipanti, e questo perché in realtà il tributo per l'occupazione per commercio itinerante di area pubblica era passato a 50 euro dai 15 euro del 2018. E questo in realtà, ecco, ha avuto lo stesso effetto che per le affissioni, non di aumentare gli introiti ma di ridurre le richieste, e quindi abbiamo riportato quella somma alla metà, quindi a 25 euro. Questi sostanzialmente gli interventi principali realizzati. Sì, semplicemente per una
vi ho dato anche un quadro riassuntivo del primo, per un errore di battitura che i mobili di categoria D vi risultano indicati con la stessa aliquota dell'anno precedente, lo 0,76, invece sono passati all'1%. Grazie Assessore Volpe, se ci sono interventi. La parola alla consigliera Passa. Ci vogliamo rendere conto in che situazione oggi si trovano le aziende.
famiglie. 16 di giugno non c'è nemmeno veramente la possibilità di tenere in piedi questa scadenza. Portate in avanti la scadenza di almeno un mese, così come è stata fatta per tutti, e non teniamo conto del fatto che il 16 è quella scadenza che era precedentemente considerata, perché è una questione di emergenza. Siamo di fronte veramente a una situazione di emergenza che non può assolutamente il Comune non ne tener conto. Quindi vi invito veramente a riconsiderare la situazione sia sulla categoria D dell'IMU e sia sulla TARI. Sono due cose importantissime per le nostre aziende. Ce ne sono anche poche aziende a Montella, ma veramente le contiamo sulle mani. Andare a alzare l'imposizione fiscale, che è quella, è un'imposta che la sentono sulle proprie spalle. Non possiamo in questo momento aumentare l'importo dell'IMU. Non possiamo sulle categorie produttive. Quattro aziende teniamo giù nella zona industriale. Cioè, veramente è assurdo aumentare l'IMU. Discorso complessivo, per cui non dobbiamo guardare semplicemente alla riduzione del tributo
allo spostamento del tributo per un'esigenza imminente, ma dobbiamo necessariamente ragionare a lungo termine, quindi pensare che cosa comporta questo per il comune, che è un comune che si sta riprendendo, ma che ha ancora grandi difficoltà, lo dicevo prima, ad affrontare anche delle spese ordinarie, di manutenzione ordinaria, di realizzazione di qualsiasi tipo di evento, di acquisti, cioè abbiamo difficoltà nel gestire anche le esigenze di base. Quindi, se ci verrà prospettata la necessità da un'azienda di rivedere il pagamento, di dilazionarlo, questo ovviamente non lo negheremo, però non ci siamo sentiti di generalizzare questo tipo di intervento perché purtroppo non ce lo possiamo permettere. Semplicemente questo. Allora, io approfitto a questo punto dell'occasione. Noi dobbiamo assolutamente garantire a tutti il diritto di intervenire in una discussione più trasparente anche possibile, però ci sono delle regole in questa assemblea, cioè fatti gli interventi, le risposte e quant'altro, noi non possiamo continuare a ritornare sempre sugli stessi argomenti. Quindi io chiedo a tutti, sia i consiglieri che gli assessori di maggioranza, che i consiglieri di opposizione, di ritornare in queste regole. Io penso che sia stato un mio limite sin dall'inizio, probabilmente quello, diciamo, di far svolgere questa assemblea e questo consiglio con questa metodologia. Ad ogni modo, prego, consigliere Massa. Allora, la proposta della minoranza è quella di posticipare assolutamente la TARI. A questo punto il 31 dicembre è chiaramente la nostra proposta, è quella di non aumentare assolutamente la l'IMU sulla categoria D, sull'attività produttiva. Grazie consigliera Passa, cosa già detta. Prego consigliere Usano. Allora, io ho sentito le parole dell'assessore, diciamo della mia consigliera, quindi secondo me l'approccio a questo problema deve essere diverso. Sappiamo benissimo che noi dobbiamo tener conto delle casse del comune e delle esigenze straordinarie dei cittadini. Quindi, oltre a parlare delle, logicamente, come ha detto Rosalia, di posticipare, a un certo punto questo posticipo deve rientrare, cioè le casse del comune hanno bisogno di incamerare questi fondi. E quindi da parte mia viene questa proposta all'amministrazione. Cioè, tempo fa è stata fatta una ricognizione sulla TARI. A me risulta che questa ricognizione non rappresenta la situazione reale di Montella. Con questo, parlando in parole povere, ci stanno molti fabbricati, molte strutture che non pagano una tariffa adeguata, a discapito semmai di chi paga regolarmente. Allora io propongo all'assessore, questi soldi che potrebbero venire dalla Manco per non aumentare le tariffe, iniziate una ricognizione di nuovo seria e vedrete che usciranno i soldi che mancheranno anche per quel consuntivo che dovete fare alla fine dell'anno. Questo è un approccio serio, secondo me, in modo che salviamo capre e cavolo, come si dice. Questa è la mia proposta, oltre a quella di Rosalia, logicamente di posticipare. È tutto. Grazie consigliere Musano. Ci sono altri interventi? No. Prendo atto di questa ultima dichiarazione del consigliere Musano, che mi sembra, come dire, non solo opportuna ma anche seria, perché noi come amministrazione dobbiamo salvaguardare questo bilancio che è entrato in comune, appunto lo diceva l'assessore Volpe, dobbiamo garantire dei servizi essenziali e quindi considerare tutto. È facile dire posticipiamo, paghiamo, quant'altro, poi di fatto non riusciremo a far fronte a quelle che sono le esigenze della comunità. Certamente rispetto ad una ricognizione, ancora una volta, tesa ad individuare chi magari non paga per quello che dovrebbe, mi sembra assolutamente opportuno, è una cosa che, a cui già stiamo lavorando. Se poi c'è pure l'intervento a parte della dottoressa Nicastro, che oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi rispetto a questo tema, ci dirà qualcosa in più. Io bisogna essere seri, diciamo, non fare per facile populismo rispetto alle questioni. Noi abbiamo necessità di bilancio senza assolutamente inferire sulla
comunità, però dovendo garantire correttezza di bilancio e servizi alla comunità. Quindi ci stiamo assolutamente muovendo su questo solco e non altro. Dottoressa Nicastro, prego. Buongiorno a tutti. Dunque, in merito alla richiesta fatta dal consigliere Lusano, in effetti volevo fare giusto una piccola precisione. L'ufficio dei tributi già da tempo svolge l'attività di accertamento con il supporto di una società che noi conosciamo tutti, la società Palma Tributi. E questa attività è stata già svolta in passato, addirittura già con l'anno 2010, poi si è riproposta anche nell'anno 2013. E devo dire la verità, nell'ultima volta addirittura alcune aziende ci hanno chiamato in ufficio, nonostante siano state precedentemente avvisate con la fissione di manifesti, ci hanno addirittura chiamato che non volevano addirittura che queste persone si recassero presso le proprie aziende per valutare sia la superficie, soprattutto perché ovviamente non era adeguata per la realtà, e quindi questa è un'attività che costantemente viene fatta. Ovviamente poi passa del tempo, può darsi che ci sono ulteriori fabbricati che non vengono censiti, non vengono dichiarati, magari il problema si ripropone, però è una cosa che è stata sempre tenuta in considerazione dall'ufficio, oltre all'ordinaria attività di recupero e evasione, sia in termini di IMU e sia in termini di tagli. Era giusto una precisazione, insomma. Grazie. Ovviamente è da prendere sempre in considerazione, perché è costantemente monitorata la situazione, proprio perché qui è il punto carente. Ovviamente ci potrà essere un tardivo pagamento da parte di un soggetto, ci potrà essere un omesso versamento che poi nel tempo verrà regolarizzato, però ci sono queste situazioni che nel momento in cui non si coltivano dall'inizio, ovviamente si portano per parecchi anni avanti senza pagare il giusto tributo. Però è un'attività che viene tenuta presente dall'ufficio. Grazie. Grazie dottoressa Nicastro. Ci sono altri interventi? No, quindi passiamo alla votazione. Quindi aliquote, tributi e tariffe 2020, determinazione, chi è favorevole per alzare le mani? Contrari? Quindi nessuna scritta. Immediata eseguibilità. Per alzata di mano. Contrari? La consigliera passa. Andiamo avanti, segretaria. Allora, punto 5 all'ordine del giorno, approvazione del programma triennale opere pubbliche 2020-2022 dell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici e programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi. Noi abbiamo deliberato in giunta il 30 gennaio del 2020, è stato approvato lo schema del programma biennale delle opere pubbliche 2022 e dell'elenco annuale 2020 dei lavori pubblici a cura ovviamente la redazione da parte dell'architetto Di Nardo, responsabile del settore terzo tecnico. Con la delibera invece numero 31, sempre del 30 gennaio 2020, è stato approvato lo schema del programma biennale 2020-21 degli acquisti di forniture e servizi, sempre a cura dell'architetto Di Nardo. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego consigliere Musano. Allora, c'erano un po' di domande, di chiarimenti che volevo fare. L'assessore posso dire a lei, signora? Sì. Ah, ok. Allora, la prima domanda che mi viene da fare. Allora, molti di questi progetti, io adesso non conosco il vecchio piano triennale, non lo ricordo, però molti di questi progetti stavano nel vecchio piano triennale, sono anche molto datati. Penso si riferiscono a 10 anni fa, alcuni non sono neanche più nella situazione che appaiono qui, cioè definitivi, eccetera, eccetera. Ora, la prima considerazione da fare, sempre per un approccio positivo, insomma, collaborativo, io direi, per esperienza,
Secondo me voi li avete messi, va bene, perché è la vostra strategia politica che intendete fare, però vanno sicuramente ripresi. Quindi il primo invito che io faccio è a prendere tutti questi progetti, anche gli esecutivi che non sono ad oggi più esecutivi, e cercare, capisco bene che gli uffici comunali, tecnici, come siamo combinati, insomma, hanno poco tempo, però io invito a fare questa prima cosa, sindaco, perché poi quando si apriranno delle opportunità di finanziamento, questi progetti non saranno immediatamente presentabili. Non saranno cantierabili, quindi poi sappiamo come va a finire, insomma, no, un progetto non cantierabile, non esecutivo, con tutti i pareri poi non ha problemi, insomma, lo dico anche per voi come amministrazione, per evitare problemi in futuro. Poi, altra cosa che volevo domandare, c'è il progetto della realizzazione della stazione di servizio sotto il ponte della famiglia, adesso non so qual è, mi pare di 500.000 euro. Volevo capire, ma questo progetto, sindaco, tiene all'interno anche la continuazione dell'illuminazione da dove è finita fino alla stazione? Finisci poi di... questo, perché poi non l'ho visto, non ho visto le carte. Poi, altra cosa, un attimo, perché sto dando altre cose. Sì, volevo capire, sempre nell'ambito dell'esecutività, eccetera, eccetera, dei progetti, la copertura finanziaria, che io qua non vedo, cioè volevo capire se per alcuni progetti ci sono dei prestiti in atto, oppure intendete per la maggior parte usufruire delle occasioni di finanziamento regionale o statale che verranno. Poi volevo capire, sempre nell'ambito della seguibilità, la destinazione d'uso del TUC adesso è coerente, perché molti sono stati redatti col PRG, adesso c'è il TUC. Molte cose sono cambiate. Sì, poi vedo che mi fa piacere questo, che nel primo anno della minorità, come noi abbiamo anche ribadito nella lettera, avete dato atto, insomma, a tutte le gare dei progetti per velocizzare, per mettere in moto l'economia. Quindi questi erano i miei punti. Sì. Logicamente prevedo che la nostra votazione sarà contraria, perché io qua vedo un progetto, giustamente, poi ne parleremo se opportune. Il mio digestore, che noi già abbiamo espresso forti, per non dire forti perplessità, e quindi questo ci induce, oltre a questi altri venuti, a votare contro. Però, in un approccio sempre di collaborazione, vorrei capire queste situazioni, tutti questi progetti. Sì, se posso... Rimango qui, se ne sì, provo a seguire l'ordine delle questioni che sono state poste. Allora, intanto parto dall'ultimo. Noi l'abbiamo ovviamente prevista perché siamo assolutamente ancora in linea con quelle idee. Ed è chiaro che ancora non c'è stato modo di confrontarci in Consiglio Comunale, ci eravamo lasciati per appunto affrontare la questione in Consiglio Comunale, in realtà è avvenuto soltanto attraverso gli organi di stampa, un approfondimento vero non c'è stato in Consiglio Comunale che ho deputato al confronto su un tema così importante, una scelta politica e amministrativa. Quindi sicuramente laddove dovesse evolvere la situazione, ma non solo, anche se non dovesse evolvere, un approfondimento lo faremo. Rispetto all'autostazione, quindi alla questione che ponevi, in realtà noi abbiamo già con un progetto sull'efficientamento energetico pari a 70.000 euro del Ministero, abbiamo fatto il primo tratto della ex 164 e faremo con un nuovo finanziamento. Quest'anno, no, diciamo è inferiore ai 100.000 euro perché sono 70.000 euro, andremo a completare l'illuminazione che è arrivando fino allo svincolo e quindi in prossimità di quella che è un'area destinata all'autostazione. Io devo dire che prima di questa emergenza mi ero già mosso in ordine a questa idea, a questo progetto. Ne avevo parlato sia presso la provincia in un quadro più complessivo legato ai trasporti, al trasporto pubblico. Abbiamo iniziato ad affrontarlo, il vice sindaco del Lombardo si ricorderà, rispetto alla necessità di ripristinare alcune corse, soprattutto in chiave di utenza scolastica, perché questo è un limite evidentemente che danneggia fortemente lo sviluppo e la permanenza di queste strutture sul territorio. Quindi mi ero fatto portavoce di questa necessità sia in provincia e alla luce non abbiamo avuto
trovare le opportunità di finanziamento. È chiaro che noi teniamo una serie di cose in campo pronti a approfittare di ciascuna situazione che si andrà a verificare. Si pone il problema serio, e tu da tecnico lo sollevi giustamente, di una concertazione che è un po' datata in alcuni casi, per una serie di motivi. Stiamo lavorando, ovviamente, per quanto ci è dato ed è possibile, ad aggiornare molti di più progetti. Faccio un esempio, c'era il progetto legato, qualcuno forse lo ricorderà, ad esempio al ripristino del giardino dietro al Palazzo Bruni Roccia, progetto datato per 1,5 milioni, è uscita la possibilità per il finanziamento del MIPACT e lo stiamo adattando ad 1 milione. Quindi noi partiamo da una base, è chiaro che poi occorre sempre aggiornarsi sul punto di vista dei prezzi, dei materiali, anche legato allo strumento urbanistico oggi diciamo in essere. Questo mi dà la possibilità anche di affrontare un altro aspetto, quello dell'edilizia scolastica, su cui stiamo probabilmente adesso fatto un intervento anche in questo senso. Senza dilungarmi, voi avete seguito la vicenda legata alle scuole elementari, quindi all'esito di quella relazione che c'è stata e che ci spinge e necessariamente deve accelerare il processo di una nuova edilizia scolastica qui a Mondena, rispetto al quale stiamo lavorando. Consigliere Musano, questo di 4 e 5. L'idea nostra è di, non solo, l'idea nostra è quella di andare a localizzare l'edilizia scolastica a Campo dei Verdi. Quindi l'idea è un campus che mette insieme intanto la scuola materna, stiamo in attesa soltanto del decreto di finanziamento, siamo in graduatoria e quindi si potrà abbattere e ricostruire. Stiamo lavorando ad un progetto. Lo avevamo già realizzato un progetto, è recentissimo, lo avevamo candidato al Ministero, in realtà c'è stata altra priorità legata al dissesto idrogeologico per cui siamo stati ammessi e non finanziati, lo abbiamo ancora rivisto adesso in questi giorni, perché noi abbiamo la necessità di recuperare il fabbricato esistente, sarebbe il vecchio fabbricato destinato all'asilo nido, accanto al quale immaginiamo un ampliamento, quindi intanto per creare la moderna per ospitare le scuole elementari. Non ci fermiamo a quello evidentemente, perché tutta quell'area verrà interessata dall'edilizia scolastica e quindi immaginiamo nel secondo momento anche di realizzare anche le scuole medie con tutte le strutture a supporto e quindi palestra e quant'altro. Siamo avvantaggiati in questo momento dalla situazione che nell'area dei prefabbricati, prefabbricati che vanno dismessi assolutamente, perché ce lo chiede la Regione, del programma di edilizia residenziale pubblica, la premessa era quella, cioè eliminare i fabbricati e dare poi abitazione agli occupanti. Stiamo lavorando in questa direzione e quell'area verrà urbanizzata, perché nel programma il 30%, ricordo il 25% di quell'importo è poi destinato all'urbanizzazione di quell'area. Quindi noi abbiamo fatto un progetto recentissimo di urbanizzazione nella zona di Campo dei Preti, oltre che giù a Schito, allo Schito. Questo ci permette di preparare diciamo, l'area oggi che sono i prefabbricati e di realizzare un edificio per la scuola media e anche una palestra. Stiamo lavorando in questa direzione e rispetto a quello che mi dicevi, cioè delle norme previste dall'attuale PUC, noi verremo in Consiglio Comunale per l'approvazione di un progetto di insegnamento scolastico che costituirà poi variante allo strumento urbanistico, quindi immaginando in quell'area quello sviluppo. Non so se ho dimenticato qualcosa, prego, sì. No, penso che... No, volevo solo, quindi voi siete fermamente decisi a togliere quei fabbricati. Questa unica zona diciamo di Mondena. Assolutamente è un obbligo. Io sono stato più volte in regione a parlare di questa questione. Noi dovremmo assolutamente assegnare le restanti case diciamo popolari di edilizia residenziale pubblica. Il piano si completerà con la realizzazione di altro alloggi, perché diciamo è un finanziamento vecchio. Questo ci darà la possibilità di realizzare altri alloggi non in un unico sito,
attenzione delle aree che andiamo a dismettere, rispetto alle quali già stiamo lavorando, perché stiamo avvisando chi li occupa, magari anche abusivamente, che dovrà necessariamente poi lasciarli, e quindi poi urbanizzare quelle aree. Ripeto, dov'è il campo dei preti, immaginando lo sviluppo di edilizia scolastica, nella parte invece in fondo dell'altro insediamento dei prefabbricati, facendo un'area che è di emergenza e nello stesso tempo potremmo sfruttare, nel caso, diciamo, per ragioni turistiche, quindi la sagra, piuttosto altro, perché è un'area molto attrezzata, diciamo, per i campi, per i servizi necessari. Giusto due cose, quindi la continuazione dell'illuminazione, che è una cosa importante, quindi già in cantiere, diciamo, sì, al di là dell'autostazione. Assolutamente, già in cantiere. E poi diciamo che la maggior parte dei progetti voi non accenderete al tributo, voglio dire, sono tutti soggetti a intercettare finanziamenti. Assolutamente, dobbiamo intercettare tutto quello che esce. Io ne approfitto anche per ricordare un'altra cosa. Un momento di emergenza, diciamo di straordinaria emergenza come questo, ritengo che possa rappresentare anche un'occasione per le amministrazioni. Tutto quello che si muoverà, diciamo, che già è previsto nel decreto di rilancio, noi dovremmo saper come dire, coglierlo a poco. È chiaro che ci dobbiamo trovare preparati, ci dobbiamo assolutamente trovare preparati rispetto alle opportunità da cogliere. Sì. E un'ultima cosa, adesso ho visto l'evidenziazione qua, il progetto pure importante che era stato iniziato dalla vecchia amministrazione sullo sdoppiamento delle foglie, quello di 5 milioni a rotti, io qua lo vedo ancora, sì. Siccome so benissimo che era stata fatta già una gara, poi interrotta, com'è la situazione? Sì, la situazione in questi termini, c'era un progetto, addirittura era partita una gara che poi è stata, si è fermata, ma si è fermata con un semplice motivo, perché la regione aveva definanziato questo progetto. Quindi definanziato questo progetto, io quando ci siamo insediati, me ne sono occupato da subito, dalla regione mi è stato spiegato anche come era stato definanziato, cioè 200.000 euro a Torre Cuso, era stato svuotato, perché c'era stato un accavallamento, il comune non aveva saputo mai spiegare che una cosa era l'opera del depuratore e altro era questo progetto, insomma c'era stato un equivoco di questa natura. Quindi è stato definanziato e però stiamo lavorando a un nuovo finanziamento. La dottoressa Martinoni della regione, che diciamo ha in carico questa pratica, ha iniziato a ricostruire. Quindi perciò rimane assolutamente, in via ufficiosa c'è stata già fatta una comunicazione per un primo milione circa che è stato messo su questo progetto, aspettiamo di la copertura totale per assolutamente dare seguito. È un'opera questa importantissima per il comune di Montella, perché ne approfitto, noi abbiamo realizzato un depuratore con una tecnologia a membrane che presupponeva lavori a monte, distingo acque bianche e acque nere, che non c'è, e evidentemente questo mando che manderà veramente in crisi quell'impianto, quel tipo di tecnologia. Noi dovremo assolutamente ottenere questo finanziamento, fare questi lavori, quindi operare un grande intervento per distinguere acque bianche e acque nere, anche per il futuro funzionamento del Grazie consigliere Usano, ci sono altri interventi? Prego, vice sindaco Anna De Corpone. Buongiorno a tutti, anche se siamo stati un po' di tempo, mi sento di salutarvi, visto che questo è un consiglio che riprendiamo dopo parecchi mesi e siamo contenti di essere ritornati a una normalità. Un brevissimo passaggio, sindaco, relativamente al senso di responsabilità che gli amministratori devono saper dimostrare sempre e comunque, soprattutto nelle situazioni appunto in cui ci sono le cosiddette emergenze. Ed è un senso di responsabilità, torno velocemente sulle nostre scelte riguardo al bilancio che abbiamo operato, perché è facile, e mi rendo anche conto che questo è anche un ruolo dell'opposizione, proporre, insomma, anche attraverso il mezzo di ripresa televisivo che abbiamo, si incide moltissimo sulla opinione pubblica, laddove si propone di ridurre, laddove
così ampiamente ben detto l'assessore Iorbe, per cui nel ritenere che questo atto di responsabilità vada fatto, mi associo evidentemente anche attraverso il voto, oltre che attraverso la volontà politica espressa, alle decisioni che abbiamo assunto. Per quanto attiene quello che diceva il sindaco, che è proprio nelle emergenze che noi dobbiamo saperci proiettare nel futuro, noi dobbiamo dire che uno dei problemi maggiori che ha questo paese, insomma, che abbiamo trovato, che abbiamo ereditato, che stiamo cercando di risolvere, è quello dell'edilizia scolastica. Perché dell'edilizia scolastica? Mi pare anche banale, dovremmo ribadire. Anche in quel caso abbiamo dovuto assumere una proposta di responsabilità, chiudendo una scuola e poi adoperandoci perché si arrivasse a definire qual era la possibilità di utilizzare un edificio. Ebbene, quindi noi nel guardare avanti, anche in termini, mentre c'è una piena emergenza, abbiamo ipotizzato quello che il sindaco ha così descritto relativamente alle scuole. Perché vi devo dire che a settembre noi ci ritroveremo evidentemente con un problema che in parte stiamo già affrontando con un colloquio diretto con la dirigente scolastica, perché voi sapete che le nuove norme dettate dall'emergenza impongono evidentemente un certo numero di alunni nelle classi. Quindi per noi è cogente, è una cosa importante e non possiamo prescindere dall'immaginare la possibilità di reperire nuovi spazi che ovviamente non vanno mai reperiti in edifici normali, perché c'è una normativa che regola per fortuna l'apertura, l'utilizzazione delle classi, cosa che abbiamo fatto anche nell'autunno passato, e quindi per noi è fondamentale questa programmazione. Ci stiamo adoperando per renderla possibile, anche superando qualche difficoltà relativamente, cosa che poi faremo e di cui discuteremo nel prossimo Consiglio Comunale. Per cui noi ci troviamo di fronte a settembre, di fronte a una necessità di dover gestire in un certo modo il rapporto alunni e edificio scolastico, cosa che stiamo già affrontando, cosa di cui stiamo già disponendo, e vi dico che la soluzione, o perlomeno un'ipotesi di soluzione che possa conciliare le esigenze evidentemente edilizie o le disponibilità edilizie con le esigenze della scuola l'abbiamo già trovato. Rispetto a queste cose dovremo parlare anche meglio nei prossimi consigli comunali, perché abbiamo appunto si è deciso di non evidentemente di superare il momento delle richieste, il momento iniziale delle interrogazioni, nelle quali evidentemente avremmo avuto anche modo di rispondere alle richieste che c'era stata fatta dall'opposizione rispetto a come ci siamo mossi, e sarà l'occasione anche per dimostrare come abbiamo, malgrado le esigenze, malgrado le difficoltà che abbiamo affrontato in questi mesi, si è sempre pensato a guardare oltre, si è sempre pensato a una ipotesi che riguarda il futuro. Quindi questo senso di responsabilità da parte dell'opposizione, che è stato così ribadito in diverse occasioni, lo andremo a valutare sulla scelta che noi facciamo su quello che è il problema, che è quella di questo paese, che è l'edilizia scolastica, quando appunto presenteremo le nostre ipotesi che il sindaco ha già ipotizzato rispetto al futuro del nostro paese. Perché riguarda la nostra collettività del futuro, appunto le nuove generazioni, e questo paese ha diritto ad avere delle scuole che siano funzionanti, che siano rispondenti alle esigenze. Quindi è su questo che valuteremo anche il senso di responsabilità, il senso di collaborazione, probabilmente un termine che non ho usato per l'opposizione, ma certamente di responsabilità sì. E avremo anche modo di intervenire rispetto a come noi durante questa emergenza ci siamo mossi per venire incontro alle quelle che riteniamo le esigenze reali della nostra collettività, anche per quanto riguarda un discorso che è stato fatto relativamente a come abbiamo utilizzato i fondi
attuazione del programma triennale delle repubbliche, elenco annuale 2020 lavori pubblici, programma triennale 2021 degli acquisti di beni e servizi. Per alzata di mano, chi è a favore? Contrari? Immediata eseguibilità. Stessa votazione. Allora, punto 6. Verifica quantità e qualità di aree fabbricate destinate alla residenza di attività produttive e terziarie, articolo 172,1 lettera B, sempre del nostro governo. Abbiamo qui una relazione a monte del responsabile del in sintesi, nell'ambito del centro urbano sono dislocate varie aree di sedime e fabbricati di proprietà comunale acquisite a seguito della legge 219 dell'81 che possono essere ceduti in proprietà per la costruzione di residenze private. L'importo individuato è per 346.832,70. Nell'ambito invece della zona B, sono disponibili vari lotti liberi per la realizzazione di attività produttive di importo complessivo pari ad 1.700.000 circa. 1.700.000. Aperta la discussione, se ci sono interventi. Prego, consigliere Musano. Sindaco, no, volevo sapere se, siccome il punto che segue è legato alla prossima generazione, perché qui c'è poco da dire, voglio dire, è stata fatta la riunione, quindi se devo intervenire dopo, prima che... Possiamo prima votare, segretario, e poi passiamo al punto successivo. Ok. Rimani là così... Allora, passiamo alla votazione. Favorevoli per alzata di mano? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità per alzata di mano? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione segretaria. Quindi introduco il punto 7 all'ordine del giorno, piano per le alienazioni e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112 del 2008, convertito con la legge numero 133 del 2008, determinazione. Prego, consigliere Musanzi. Allora, questo piano di dismissione, logicamente non abbiamo stato fatto dall'ufficio tecnico, quindi una valutazione di tutti questi, quindi non abbiamo dubbi su questo. Sì. Però due diciamo delle considerazioni di carattere politico, diciamo. Allora, la prima, sindaco, io vedo qui molti edifici che, se non erro, fanno parte della zona IS, cioè insediamento storico del comune di Monterra, correggimi se sbaglio. Adesso, alla luce di tutti questi finanziamenti che ci sono, soprattutto di questi alberghi diffusi, sindaco, voglio dire, non sarebbe opportuno questi edifici tramutarli in residenza non privata, ma in residenza che poi il comune può ricostruire e darle in affidamento, eccetera, eccetera. E questa è la prima considerazione. La seconda invece è specifica, è sull'ex mattatoio comunale. Ecco, noi non riteniamo che questo edificio debba essere dismesso, anche perché dal punto ho visto che poi potrebbero essere costruite delle abitazioni residenziali, eccetera, eccetera, per un, non so, mi pare un 60% della volumetria. Siccome è una posizione strategica, secondo me questo è un edificio che il comune dovrebbe tenere e investire con qualche finanziamento. Adesso non mi viene in mente di preciso che cosa fare, però la posizione strategica potrebbe assumere una destinazione d'uso diversa da quello che invece viene dismesso e vengono fatte delle case, insomma, per parlare in termini pratici. Queste sono le due nostre considerazioni. Io parto proprio dalla vicenda dell'ex mattatoio.
stati riportati in bilancio. Cioè, noi ci troviamo oggi ad avere l'obbligo di vendere questo bene, perché sono stati già impegnati. Difatti il bene è ancora là, così come il debito che si immaginava di coprire questi 150.000 euro. Questa cosa, diciamo, è paradossale, io ne avevo già parlato, quindi ci vediamo in qualche modo costretti a trovare una soluzione. E questo è il dato di fatto. Rispetto invece alle considerazioni delle zone del centro storico, io sono assolutamente d'accordo di andare a preservare dove è possibile e a valorizzare che ci vengono date. Vorrei ricordare a me, ma anche al Consiglio, che noi lo scorso anno abbiamo adottato una procedura attraverso la quale abbiamo immaginato di individuare un soggetto che ci potesse dare consulenza a costo zero per un piano complessivo di recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico, sfruttando esattamente quelle agevolazioni che oggi vengono riportate nell'ultimo decreto rilancio, proprio in un'ottica di recupero dell'esistente, magari dando una destinazione urbanistica che è appetibile e che può andare incontro a un'idea di sviluppo di carattere turistico, e quindi assolutamente mi trovi d'accordo. È chiaro che è una valutazione questa che l'ufficio tecnico ha dovuto fare, e quindi immaginare un valore rispetto a quello che è l'esistente, e di volta in volta dobbiamo valutare quello che è possibile fare. Quello che dovremmo invece sicuramente fare con l'amministrazione è accelerare questo processo teso a informare la cittadinanza e chiunque abbia dei beni che può assolutamente recuperare e magari destinare a questo tipo di utilizzo, come dire, informare rispetto alle opportunità che oggi vengono date, sia in termini di ecobonus che ecosisma, e quindi mettendo in moto che una economia locale strettamente legata all'edilizia e di recupero che è fondamentale. Quindi questo mi trovo perfettamente d'accordo sulla possibilità e le possibilità che ci sono. No, l'unica cosa che dico è che purtroppo, tra virgolette, il 110% adesso del bonus ha sbaragliato un po' quello che era quel tempo, perché adesso il privato non ha più nessun interesse a fare la coparticipazione col comune che doveva mettere, quindi adesso non è che il 110% provvederà da sé, e ahimè sono sicuro che il mattatoio non troverete acquirenti, perché adesso la gente, se ha una casa, provvederà ad aggiustarsi la sua al costo zero, quindi è un po' problematico. Anche questo una soluzione rispetto a quel fabbricato che abbiamo trovato, cioè un'utilità, diciamo. Io penso che una posizione strategica di Montella, all'ingresso del paese, quindi si potrebbe conservare e dare una destinazione, anche se bisognerebbe poi cambiare il tutto sempre. Sì, cioè, no, sono cose che immaginiamo, però immaginate anche poi di fare delle varianti. Io da quello che mi ricordo, a come mi è stata spiegata, quando è stato fatto questo avviso, in realtà non è stato trovato appetibile perché c'erano proprio problemi legati alla destinazione, ma anche alla possibile, mi ricordo l'assessore Gallone, c'era sopra qualche vincolo, diciamo, che preoccupava, tra virgolette, di era interessato a fare quel tipo di investimento. È una situazione. Il battatore. Vediamo un attimino come possiamo assolutamente mettere il 150.000 euro. Dovremo trovare anche questi fondi. Grazie consigliere Usano. Se ci sono altri interventi, altrimenti procediamo con la votazione. Quindi determinazioni, piano per l'organizzazione e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale. Chi è favorevole per alzare le mani? È contrario? Nessun contrario? Astenuti? Per le immediate eseguibilità, per alzata di mano?
noi stiamo parlando di una convenzione nell'ambito del progetto pilota che era già stata firmata dalla passata amministrazione. Aveva una durata di 3 anni, scadenti ieri praticamente, il 31 maggio, e ci viene chiesto da parte del partenariato, quindi dei comuni, in particolar modo da parte del comune Capofila, che è il comune di Torella dei Lombardi, di prorogare questa convenzione, dato che in realtà ancora nulla si è mosso rispetto a questo progetto. In generale parliamo di una gestione associata di una serie di servizi utilizzando una serie di tecnologie di carattere informatico. Mi piace soprattutto l'aspetto che leggevo legato anche alla gestione delle emergenze, che è mai attuale e che mette in rete un po' tutti i comuni. Ovviamente è prevista una conferenza dei sindaci, ogni comune parteciperà indicando un responsabile, un delegato in termini gestionali, organizzativi, proprio operativi. E leggevo anche, ripeto, una convenzione firmata non da questa amministrazione, leggevo anche per i costi iniziali è previsto un costo per 0,10 centesimi, se ricordo bene, ad abitante per ogni comune. Ritengo che sia una grande opportunità, si inserisce in un quadro complessivo di servizi che attiene all'Alta Erminia, quindi il progetto pilota, che secondo me è ancora del tutto valido e attuale, quindi a cui noi siamo strettamente legati per quelle cose che poi arriveranno e che riguarderanno ancora più da vicino il comune di Montella, mi riferisco all'azienda di forestazione ovviamente, così come a finanziamenti sul comparto castanicolo che pure stiamo aspettando in senso ampio, diciamo, di promozione di questo prodotto, perché è tra i progetti che stiamo portando avanti all'interno del progetto pilota. Quindi diciamo questo è quanto, se ci sono interventi, prego consigliere Usano. Allora, giusto una considerazione, quindi questo è qualcosa che fa parte dell'area pilota, sì, il progetto pilota che abbiamo già 3 anni fa. Sicuramente noi come opposizione siamo assolutamente concordi con questa cosa, anche perché ogni qualcosa che potrà far arrivare dei finanziamenti a Montella, ben venga, voglio dire. Certo. L'unica cosa ho visto, vabbè, la spesa è irrisoria, perché parliamo di 700-800 euro all'anno, sì, sbaglio. Volevo solo capire perché tra la convenzione, nello specifico, sindaco, ma di che cosa si tratta? Cioè, questo progetto bisogna ancora revincerlo, bisogna affidarlo. Ho capito che riguarda delle cose immateriali. Esattamente, il progetto è pronto. Il progetto è pronto, doveva solo avere attuazione, diciamo, e si basava su una convenzione che aveva una durata triennale. Ci sono stati dei rallentamenti per cui di fatto non si è dato seguito, e quindi per dare seguito e completamente realizzarlo, adesso ovviamente ci si chiede di rinnovare la convenzione. E sostanzialmente questo, io devo anche ringraziare per la verità il sindaco di Torella, che ovviamente in veste di Capofila si è fatto promotore, perché in un momento delicato come questo dell'emergenza a qualcuno era sfuggito il fatto che la convenzione stesse in scadenza, quindi lui si è fatto portavoce in regione con i responsabili di questo progetto, e quindi ha un po' raccolto di nuovo le varie amministrazioni. Siamo 25 comuni in quei modi, tra cui Montella. Ripeto, nella realizzazione ci sono una serie di servizi. Quindi voi si potrà vedere questo progetto, sì? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo guarderemo anche noi, poi concretamente capiremo qual è l'utilità. Certamente rispetto a quello che leggevo nella premessa, ci sono una serie di servizi che vengono messi in rete che possono come dire, aiutare tutte le comunità. Poi un invito, sindaco, da questa minoranza, siccome diciamo Torella è il capofila di questo progetto, Musca è il capofila, siccome Montella, voglio dire, secondo me è il comune più importante di quest'area vasta, si faccia sentire per, insomma, per avere un posto di maggiore visibilità. Stiamo lavorando, è pertinente la provocazione, stiamo lavorando a questo, noi non siamo il comune più importante, siamo sicuramente il comune più grande. Poi ce lo possiamo dire più grande, dire poi dopo di che per essere il più importante dobbiamo dimostrare. No, corretto, più grande. Ma con il dialogo e con il confronto e non dicendo che poi siamo il comune. Qualche querela. Siamo il comune più grande, però stiamo lavorando, infatti in un paio di progetti almeno
Chi è favorevole per alzata di mano? Unanimità, segretario. Immediata eseguibilità per alzata di mano, stessa votazione. Abbiamo concluso, io vi ringrazio ancora per la partecipazione, per la disponibilità, per il confronto che c'è stato. Ovviamente ci aggiorniamo a brevissimo perché dovremo tornare in consiglio per una serie di questioni importanti che dovremo affrontare tutti insieme. Grazie a tutti e buona giornata.